Questa candela che ho appena annusato è una candela che è stata prodotta nel 2019. Ora voi direte, ma è una continuativa? Come fa a essere stata prodotta nel 2019? Eppure sì, c'è un trucchetto facile che si trova nelle etichette della candela che ci permette di sapere quando è stata prodotta. Questo è un problema che molti abbiamo, ovvero compriamo delle giare continuative e non sappiamo quando sono state prodotte. Quando si tratta di una giara che non è continuativa, che quindi è stata prodotta solo in un anno, è stata prodotta per un tempo limitato, sappiamo che è una candela nuova, che il profumo sarà buono, che il colore non cambierà e che comunque profumerà tantissimo. Quando invece una candela è una continuativa, questa accesa se non mi sbaglio da più di 4 anni, sarebbe un problema riconoscere quando è stata prodotta soprattutto. Ebbene, in questo video vi spiego quindi come riconoscere la data di produzione di una candela e quando comprare una candela a prezzi scontati. Prima curiosità: quanti anni ha la vostra candela? Io me lo sono chiesto tante e tante volte, fino a quando non ho capito come riconoscerla. Quello che tutti noi cerchiamo di evitare è di comprare delle candele vecchie, delle candele che sono state prodotte anni prima, perché nessuno vuole a casa delle candele che non profumano più o che cambieranno colore facilmente. Allora, è facile riconoscere una candela vecchia e non dal colore o dalla profumazione, non si potrebbe mai così, ma semplicemente dalle etichette, perché nell'etichetta c'è scritto l'anno di produzione. Sembra una cosa stupida, lo so, però non la sa nessuno, per questo lo voglio dire. Praticamente, prendete la vostra giara. Né l'etichetta davanti né quella dietro riporteranno questo codice. E quando vedete un codice che finisce per E, state sicuri che quello non riporterà la data. Dovete guardare l'etichetta sotto. Esattamente dovete guardare accanto al codice a barre. Ci sarà un codice. All'estremità bianca del codice, quindi quando poi riversa sul bianco, i primi due numeri indicheranno l'anno di fabbricazione. Tanto che se voi andate in un negozio e guardate le ultime collezioni uscite, ci sarà scritto 20 e poi una serie di numeri che non ci interessano. Ad esempio, questa qui è del 2019, infatti è un'edizione speciale del 2019. Questa inoltre è una candela tra le mie preferite proprio. Troppo buona. Sciroppo d'acero, anche se sta pure di castagne, di noci, di caramello. Buonissimo il caramello. Sembra una cosa stupida, ma intanto non lo sapeva nessuno. Ma è buonissima. Cazzo, buonissima. Ho fatto un acquisto ottimo. Per i votivi è diverso. Nei votivi è scritto nella parte in plastica dietro. In questo caso questa qui è la Belgian Waffle, che è stata prodotta, se non mi sbaglio, all'inizio del 2019, e quindi sì, è affidabile questa cosa. Allora, vi svelo un segreto: io non ho mai comprato una giara a prezzo intero e non ho mai comprato una giara su internet. Perché? Allora, durante l'anno... Che? Zitto, che te ne frega? Zitto. Perché in realtà durante tutto l'anno c'è la possibilità di comprare le candele a prezzi scontati nei negozi, nei rivenditori ufficiali. Io, ad esempio, vado allo Yankee Store della mia città e mi trovo benissimo. Non devo cercare cose su internet, non devo pagare spedizione e se c'è il 30% mi prendo il 30%, non il 30% più una spedizione. Ogni anno vengono proposti tanti e tanti saldi o comunque tante promozioni. Molto spesso non si sa e si arriva all'ultimo giorno e non c'è più quello che serviva o quello che volevamo. Soprattutto comprare le giare continuative è difficile sconto, se non in questi periodi. Ovviamente tutti sappiamo che nel periodo estivo, quindi da luglio ad agosto, nel periodo invernale, da gennaio a metà febbraio, ci sono gli sconti sulle candele, in cui si tolgono tutte le candele che sono uscite nel periodo precedente, quindi quelle di Natale o quelle che escono in primavera di solito. Molti non sanno però che c'è la possibilità di approfittare di molte altre offerte, molte altre offerte, ovvero nel periodo del Black Friday, quindi a fine novembre, e nel periodo di maggio. Tra il l'8 e il 12 maggio, ogni anno ci sono le offerte dal 20 al 30% sulle candele. E che sempre, dico sempre, prima dei saldi estivi e dei saldi invernali, c'è la possibilità di comprare più giare, che siano grandi o medie, a prezzi scontati. Però è tipo un compri 3 e li paghi tanto, compri 2 e li paghi tanto. Tipo l'ultima che c'è stata, se non mi sbaglio, era prendi 2 giare medie e le paghi solo 30 euro. Amici, spero di esservi stato utile.
Se avete dei problemi, volete sapere altre cose, volete farti altri video inerenti alle Yankee Candle o ad altri argomenti sulle candele, ad esempio come non far fare il tunnel, come tagliare lo stoppino, perché la mia giara è diventata nera, c'è gente che combina veramente tanti guai, scrivetelo nei commenti e poi ne riparliamo in un altro video. Prima di lasciarvi però volevo farvi una domanda. Voi sapevate come riconoscere quando è stata prodotta una candela? Perché in pochi lo sapevano e mi accorgo che questo video è molto utile perché molto spesso si inceppa in delle candele vecchissime, soprattutto quelle continuative. Molto spesso siamo nel 2020 e troviamo le candele del 2016. È disonesto da parte dei venditori vendere delle candele così vecchie a prezzi, cioè a prezzo pieno.